Professor Peserico, cos'è la psoriasi? Beh, la psoriasi è una malattia della pelle caratterizzata da chiazze rosse ricoperte, eritematose, coperte da squame, che colpisce può colpire un po' tutto il corpo, ma soprattutto gomiti, ginocchia, cuoio capelluto e così. È una malattia della pelle, ma è anche una malattia che può colpire le articolazioni e anche altri organi, ad esempio il sistema cardiovascolare. In Italia ne soffre circa il 3% della popolazione. Qual è la distribuzione della malattia a livello regionale ed in Veneto in particolare? Più o meno anche nel Veneto colpisce circa il 3% della popolazione, questo vuol dire circa 150.000 persone circa. Il problema è che per fortuna non tutti hanno una psoriasi grave, quindi diciamo che su questo 3% c'è uno 0,3% che ha una psoriasi grave, quindi su 150.000 quelli che hanno una psoriasi grave importante sono 15.000 circa, che però è un gran numero, insomma. Dottor Peserico, quali sono i campanelli d'allarme che dovrebbero spingere una persona a rivolgersi al dermatologo? C'è una particolare incidenza della malattia per sesso ed età? Certo, ci sono dei segni che sono clinici, che possono orientare verso appunto la diagnosi, il sospetto della diagnosi della psoriasi, che sono le lesioni, le chiazze arrossate, si dice eritematose ma comunque sono arrossate, con una desquamazione superficiale che può essere anche più visibile quando si gratta la lesione, quindi diventa ancora più biancastra. Queste lesioni sono in zone tipiche, la testa, quindi il cuoio capelluto, i gomiti, la superficie estensoria, cioè esterna degli arti inferiori, quindi in primis le ginocchia, e poi le mani e i piedi. Questi sono i classici campanelli d'allarme a livello clinico. C'è poi una incidenza, cioè la comparsa della malattia, tipicamente in due fasce d'età, tra i 20 e i 30 anni e tra i 50 e i 60 anni. C'è però in realtà la possibilità che la psoriasi compaia a tutta l'età, compresa l'età pediatrica, quindi anche i bambini possono soffrire questa patologia. Nel 10-15% dei casi insorge proprio, ahimè, in età pediatrica. Quali sono le implicazioni che la psoriasi può avere sulla qualità della vita? Le implicazioni sulla qualità della vita della psoriasi sono estremamente pesanti, da due punti di vista. Uno, essendo una malattia che si vede, crea problemi nel rapporto con gli altri. Chi ha la psoriasi fa fatica ad andare in piscina, fa fatica a spogliarsi al mare, anche la vita sentimentale può essere alterata. Tenga presente che può colpire, anche se sei completamente vestito, le mani, le unghie, il cuoio capelluto e così via. E questo è un punto già estremamente importante, quindi può portare a depressione, a difficoltà sul lavoro e così via. L'altro punto è che ha anche, come dicevamo prima, un impatto a livello di altri organi. Circa un 10-20% a seconda delle statistiche dei pazienti psoriasici ha anche una compromissione articolare, cioè va incontro a un'artrite che è progressiva e se non è curata per tempo è irreversibile. Non solo, la psoriasi è stato dimostrato proprio in questi ultimi tempi anche in maniera ormai seria, aumenta il rischio di malattie metaboliche, diabete, dislipidemia, obesità e purtroppo anche di malattie cardiovascolari. Infatti nei pazienti con psoriasi sotto i 40 anni, con una psoriasi importante sotto i 40 anni, aumenta di 2-3 volte il rischio di infarto, per esempio. Quindi sono pazienti che non devono essere visti solo come un paziente che ha una malattia della pelle, ma che ha altre malattie e anche una compromissione grave psicologica, perché ovviamente nessuno ama la pelle, cosa vuole? È il nostro primo impatto con gli altri e quindi avere delle malattie della pelle è sempre gravemente compromettente. In Italia esistono dei centri di riferimento specializzati per la cura della psoriasi? Sicuramente, c'è un progetto che adesso è per un attimo sospeso ma dovrebbe riprendere a poco, proprio del Ministero della Sanità dell'AIFA, che ha fatto questo progetto PsoCare, individuando un 100-150 centri in Italia super specialistici, diciamo, per la psoriasi. Centri in cui si possono prescrivere anche i farmaci più complessi perché hanno un'organizzazione particolare, insomma, quindi.
In che modo un paziente può individuare il centro a lui più vicino? C'è ancora un sito attivo per questo tipo di informazioni dove si può reperire l'elenco di tutti i centri di riferimento per la psoriasi. C'è da dire che nella nostra realtà del Nord-Est ogni ospedale provinciale o regionale, quindi con diciamo a dimensione provinciale, ha un centro di riferimento per la psoriasi. L'introduzione dei farmaci biologici per la cura della psoriasi ha rappresentato un'innovazione importante sia in termini di approccio terapeutico che di impatto positivo sulla qualità della vita del paziente. I farmaci biologici, che è in realtà una contrazione di biotecnologici, sono diciamo l'ultimo progresso, l'ultima evoluzione, l'ultimo passo dell'evoluzione della terapia medica della psoriasi. Sono sicuramente farmaci diversi, nuovi, perché proprio la concezione del farmaco è diversa dai farmaci tradizionali, in quanto sono farmaci capaci di mirare, di colpire, di bloccare, di attenuare specifiche molecole, specifiche proteine che si è compreso negli ultimissimi anni essere responsabili della comparsa della psoriasi. Quindi si parte dalla conoscenza della malattia e quindi dalla conoscenza di tutte le tappe che portano alla chiazza della psoriasi, e comprendendo come si sviluppa la psoriasi si riesce a bloccare specifiche tappe di questa via appunto che porta alla psoriasi. Ci sono vari tipi di farmaci biologici, ce ne sono un certo numero in commercio, hanno profili diversi sia di efficacia che di indicazione, alcuni colpiscono anche e curano anche l'artrite, altri no. Alcuni vengono sono molto utilizzati anche nelle persone di un certo peso, quindi anche negli obesi funzionano bene, altri magari non essendo dosati in base al peso corporeo funzionano meno, e comunque ci sono appunto una varietà abbastanza eterogenea di farmaci con la possibilità di curare veramente bene, in maniera efficace, i pazienti con la psoriasi. E un ultimo commento, sono farmaci che non avendo un metabolismo a carico di organi o avendo comunque una distribuzione, o meglio una precisa selettiva azione, non danneggiano tipicamente gli organi nobili come il fegato, i reni o altri organi, cosa che può accadere ahimè con i farmaci tradizionali per la psoriasi. Quanto è importante la sinergia tra medico di medicina generale e specialista del centro psoriasi di riferimento per una diagnosi e un trattamento tempestivi? Quali iniziative ha portato avanti lei in questi anni perché questa sinergia fosse garantita? Allora, a mio parere è importantissimo, proprio perché il medico di medicina generale è quello che vede per primo i pazienti, è il vero consulente dei pazienti in tutti i momenti. E per fare questo, proprio come clinica dermatologica di Padova, noi in questi anni abbiamo sempre organizzato degli incontri con il medico di medicina, con i medici di medicina generale, proprio per discutere dei vari aspetti della psoriasi, vedere insieme a loro cosa può fare direttamente il medico di medicina generale, quali sono i casi in cui deve mandare allo specialista di riferimento, quali sono anche le eventuali comorbidità della psoriasi, cioè quali altre malattie di interesse anche internistico, vedi l'infarto, vedi il dismetabolismo, si associano alla psoriasi, perché queste malattie sono di competenza non solo ovviamente nostra, ma anche e soprattutto del medico di medicina generale. In qualità di direttore della clinica dermatologica dell'Università di Padova, qual è il percorso diagnostico terapeutico che segue un paziente con psoriasi nel vostro centro? Certamente, allora il paziente ci viene inviato o con la diagnosi di psoriasi o di sospetta psoriasi o magari di un'altra malattia, e noi abbiamo prima degli ambulatori per la psoriasi, diciamo così, un po' generali, generali, nel senso in cui si fa uno screening e si vede qual è la gravità della psoriasi che il paziente ha, se questa psoriasi per esempio è associata a artrite, se è associata a dismetabolismo. Poi a seconda del livello di gravità della psoriasi il paziente viene affidato ad ambulatori sempre più specialistici, perché ovviamente più è grave la psoriasi, più sono le sue comorbidità, le malattie associate, più ha bisogno di tempo, di esami particolari, eccetera. Quindi diciamo abbiamo una struttura un po' a piramide, una larga base in cui vengono visti tutti i pazienti psoriasici senza far perdere troppo tempo a loro, cioè nel senso di vederli con tempi abbastanza veloci, e poi questo ambulatorio pensa a smistare,
ad ambulatori e al day hospital più, diciamo, specialistico in qualche modo, specialità all'interno della specialità, i pazienti psoriasici. Professore, che cos'è la psoriasi e come si manifesta? La psoriasi è una manifestazione cutanea che si manifesta con chiazze eritematose, quindi ricoperte da squame, e può colpire tutta la superficie cutanea. Tenga presente che però questa è soltanto la manifestazione della cute, perché alla psoriasi si possono associare tante altre patologie che possono colpire sia il metabolismo lipidico sia il metabolismo glucidico, quindi colesterolo, trigliceridi, glicemia, zucchero, sia patologie di tipo articolare come l'artrite psoriasica. Essendo una malattia visibile e perché colpisce la pelle, può creare problemi di qualità di vita della persona? Sicuramente sì, perché nella maggior parte dei casi è colpita, appunto, sono colpite zone esposte, le mani, i gomiti, le ginocchia, il volto, spesso e volentieri, quindi viene scambiata dal pubblico tante volte come una malattia infettiva, e il paziente che deve andare in piscina, deve andare al mare o andare soltanto a comprarsi un vestito, a volte può incontrare dei grossi problemi. Dal punto di vista delle terapie ci sono novità? Dal punto di vista delle terapie ci sono delle grosse novità, le prime terapie sistemiche, cioè i farmaci che potevano essere somministrati per via generale, sono stati scoperti circa 30 anni fa, però negli ultimi 10 anni c'è stato l'avvento dei farmaci biotecnologici, cioè dei farmaci che agiscono direttamente sul sistema immunitario e danno dei grossi vantaggi rispetto alle terapie tradizionali. È consigliabile, preferibile rivolgersi a dei centri specializzati per la cura della psoriasi? Sicuramente sì, perché il paziente deve essere inquadrato non soltanto come un paziente dermatologico, ma come un paziente che può avere anche altre patologie a livello sistemico. Quindi ho già detto, per quanto riguarda il colesterolo e i trigliceridi, le terapie poi che possono mettere a posto, aggiustare, curare anche queste patologie sono sicuramente dei farmaci che devono essere somministrati in centri specialistici. Ecco, esiste una rete di centri specialistici, e come il paziente può contattarli? La rete esiste, è una rete che si chiama PsoCare, scritto PsoCare, si può ritrovare su internet, quindi si può ritrovare un centro più vicino a dove abita il paziente, e solo questi centri sono abilitati per esempio alla somministrazione di questi farmaci biotecnologici. Qual è il percorso diagnostico-terapeutico tipico che viene attuato in un centro specialistico? Allora, il paziente si presenta in un ambulatorio generale, quindi viene diagnosticata la malattia, e poi il paziente stesso viene appoggiato per le visite di controllo, per gli esami, per controllare le terapie che vengono somministrate a un ambulatorio specialistico, cioè un ambulatorio di secondo livello. Nell'ambulatorio di secondo livello si mette il paziente in terapia, si fanno fare ecografie, radiografie, tutto quello che serve per individuare un'eventuale patologia a livello articolare, non solo, ma poi viene controllato nel tempo, a distanza e in conformità della patologia, cioè se è una forma grave viene visto anche tutti i mesi, se è una forma meno grave si controlla 3-4 volte all'anno. Quindi il paziente che entra nei nostri ambulatori è un paziente che viene controllato a 360 gradi, sia dal punto di vista diagnostico sia dal punto di vista terapeutico.